Ora, perfetto, iniziamo la registrazione della quarta lezione, è il 12 di ottobre. Benvenute a tutte e a tutti. Abbiamo un programma densissimo. E allora, alcune cose immediatamente che vi devo comunicare. Dunque, sì. Ho cambiato la numerazione dei file di lettura, nel senso che mi prendo una lezione in più, diciamo, per questo quadro introduttivo, però cioè, la sostanza non cambia, cioè il file che si chiamava lezione 5 ora è lezione 6, il file che si chiamava lezione 7 ora è lezione 8, ma la sostanza non cambia. Cioè in modo che occuperemo, io avevo lasciato una quattordicesima potenziale lezione, per parlare di genere, ma visto che mi serve più spazio, sacrifico, diciamo, questo tema. Per chi fosse interessato, c'è un intero modulo di fatto che parla di migrazione e gender, no? Il secondo modulo fatto dalla professoressa Casentini, quindi ho bisogno, diciamo, senza aumentare il tempo, senza aumentare il materiale di studio, di avere più tempo per spiegarlo. Ok? E le dispense le ho consegnate, ho condiviso la cartella con Universitalia da un'oretta, diciamo, comunque insomma da oggi, da stasera o da domani mattina le dispense sono disponibili, se volete, a Universitalia. Chi non volesse leggersele su un lettore di testi, su qualunque altro formato vogliate leggerla a schermo, diciamo, o stamparsele per conto suo, insomma, ok? E la monografia anche ho informato sia Universitalia che la libreria Le Torri di Tor Bella Monaca, che il libro è questo, che è di Lorenzo Dorsi, Oltraggi della memoria, ok? Quindi siamo aspettate che ho ancora il telefono acceso, fatemi togliere la suoneria, così sto tranquillo. Ok, perfetto. Beh, credo allora di aver detto queste cose burocratiche. Dunque, allora, la lezione di oggi ha come titolo La cultura è condivisa? Punto di domanda, abbiamo detto, quindi il tema di questa lezione è La cultura è condivisa, ma dovevamo ancora dire un'ultima cosa. Sui due archeologi di cui avevo accennato la volta scorsa. Non siamo riusciti a raccontarla quella storia dei due archeologi, vero? Qualcuno mi risponde? I due archeologi che avevano. No, perfetto, dai, ok. No, non è stata raccontata. Ottimo, grazie. Allora, funziona così: due archeologi. Vedi, mi servirebbe. Non ci ho pensato ad accendere la lavagna e invece. Mi servirà la lavagna, abbiate ancora. Allora, sono due archeologi, intanto che carico qua, stranieri, un italiano e uno straniero, che stanno lavorando allo stesso progetto, che ne so, dalle parti di, immaginatevi, su lungo il mare del Lazio, della Campania, insomma. Si immergono, sono archeologi subacquei, perché, cerco di collegare la lavagna che mi servirà per scrivere un po' di notazione fonetica. Scusate, stupidamente pensavo che non mi servisse oggi la lavagna, che mi ero dimenticato di questo addendo della lezione scorsa. Vediamo un attimo. E poi a un certo punto ci farà comodo. Allora, questi due archeologi quindi hanno lavorato duramente tutto il giorno, si sono immersi, hanno fatto un sacco di lavoro e alla sera sono a cena in una pizzeria, immaginate, sono archeologi che ovviamente pagati a contratto, precari, insomma, no, volenterosi, ma purtroppo mal apprezzati dagli istituti di ricerca italiani, come forse sapranno alcuni di voi se studiano archeologia, insomma. E sono lì davanti alla pizza, chiacchierano e a un certo punto
L'archeologo italiano, parlando con la collega, che vi dicevo magari che ne so, è francese, inglese, tedesca, quello che volete voi, non fa nessuna differenza, le dice: ma guarda che strano, oggi abbiamo lavorato tutto il giorno, si vede, no, adesso la lavagna? Qualcuno mi fa un cenno con la testa? Ok, dai, pare che sia perfetto, grazie. Allora, abbiamo lavorato tutto il giorno, abbiamo preso dalla nave su cui stiamo lavorando, abbiamo preso un'ancora, un'anfora e un anello, cioè diciamo i reperti che abbiamo tirato su oggi. Curioso, no? E dice lui alla ragazza, alla collega archeologa. E che cosa dice lei? Beh, curioso che tutte queste tre questi tre oggetti iniziano esattamente nello stesso modo, tutti e tre. In che senso con lo stesso modo? Con la stessa vocale? No, con la stessa sequenza di suoni, già N, A, N, A, N, tutti e tre i casi, no? Dice lui. E lei se lo guarda e dice: beh, no, non iniziano con lo stesso suono. Lui non capisce, è perplesso, e qualcuno azzarda un'ipotesi. Chi ha ragione tra i due? Occhio e croce, no? Diciamo, sembrerebbe vero, ha ragione lei. Matteo Squillante si morda la bocca. Sì, esattamente quello. Esattamente quel punto, esattamente quello. Che no, va bene, dai, scherzavo. Mi sa che l'avevo detto, chi ha fatto fonetica cioè, sa di cosa parliamo, di una cosa importante. Che se proviamo a trascrivere queste tre parole in alfabeto fonetico, cioè la lingua italiana, sapete, è una lingua che si scrive abbastanza foneticamente rispetto all'inglese o al francese, insomma, no? Se sapete, cioè è un casino, insomma, l'inglese e il francese, bisogna imparare tante parole. Io, insomma, in Grecia ogni anno si fa ancora il dettato nazionale, perché ci sono cinque modi per scrivere la I. Il suono I, c'è stato un fenomeno enorme di iotacizzazione, diciamo, per cui ci sono cinque modi diversi e non c'è di fatto, a parte le declinazioni dei verbi, ma studente, che si dice fititis, non c'è nessun modo di sapere se si scrive con l'omicron Y, con la eta, con la iota, con l'Y, cioè non c'è proprio modo, quindi lo devi imparare a memoria, quindi ci sono persone versate, invece l'italiano tutto sommato è abbastanza semplice da questo punto di vista. Ma comunque anche l'italiano ha delle forme di semplificazione, e una delle cose che fa l'italiano è proprio che semplifica alcuni tipi di suono, cioè raggruppa quelli che sono di fatto suoni realmente prodotti in maniera diversa, li semplifica con un'unica forma grafica. Cioè se voi trascrivete in alfabeto fonetico, l'alfabeto fonetico, è un alfabeto, noi italiani abbiamo contribuito molto all'alfabeto fonetico internazionale. Luciano Calipari, un linguista che ha insegnato a Venezia quando io ero studente, è stato, insomma, uno di quelli che ha armonizzato i diversi alfabeti fonetici, insomma, ha creato delle testine per la macchina da scrivere IBM con questi suoni, insomma, si era inventato delle cose curiosissime, metteva delle palline di piombo attaccate alla lingua e poi ti faceva parlare ai raggi X, in modo che si vedesse esattamente la posizione della lingua. Insomma, allora, nel secondo l'alfabeto fonetico, questa qua si dovrebbe scrivere qualcosa come così. La O è piccola, ancora. Ok, ancora. Anfora si dovrebbe scrivere così. Adesso ne parliamo. Questo segnetto qua è il segno dell'accento, qual è la sillaba accentata, quella successiva. E anello si dovrebbe trascrivere così. Ok, anello, ok. Adesso non importa, la L non si scrive doppia, si scrive con due punti che stanno a indicare che è molto più lunga, la pronuncia anello,
Cioè una O chiusa e la O aperta si fa così, la E chiusa si fa così, la E aperta si fa così, e così via. Ma guardate, guardate. Ancora è scritto così, anfora è scritto così e anello è scritto così. Perché effettivamente sono tre suoni nasali, tutti e tre, ma adattati, giustamente come ha scritto qualcuno, al contesto di enunciazione. Cioè, se il suono nasale, un suono generico, diciamo nasale, neutro, un suono astratto, no? Che chiamiamo il fonema, si realizza in un contesto, diciamo, seguito da occlusiva, come k o g, da una kg, un'occlusiva velare, cioè prodotta in fondo qua, kg. Allora, cosa ne deriva? Che il suono si realizza come una velare nasale. Come una nasale velare. Provate a dire e fermatevi alla N. Quando dite ancora, e provate a dire anello, vedete che la lingua va in due posizioni completamente diverse. Quando dite anello, mettete la lingua dietro gli incisivi, su quella piccola protuberanza che c'è dietro all'inizio del palato, se volete, ok? Gli alveoli si chiamano. Se invece dite ancora, avete puntato tutta la lingua in fondo sulla parte molle del palato, di fatto. Sentite? E fate passare l'aria per il naso in tutti e due i casi. Quando dite amfora, appoggiate gli incisivi sul labbro inferiore. Amfora, sentite? Ok, anfora. Quindi, diciamo, il nostro cervello molto facilmente impara questo modo di pronunciare. Beh, dice, giustamente, gli esseri umani sono delle scimmie, le scimmie imparano in gran parte attraverso l'imitazione e quindi possiamo basarci su questo. Non riesco più a togliere niente. Qua no, niente, non mi cancella più. Vabbè, potremmo pensare che sia l'imitazione, no? Giustamente uno dice, i bambini da piccoli sentono dire anfora, sentono dire ancora, sentono dire anello e di conseguenza imparano a pronunciare quel nome, non c'è nessuna regola, è pura imitazione. Beh, le cose sono un po' più complicate di così. Proprio se io faccio leggere a un bambino di 6-7 anni che ha imparato a leggere, no? Una parola così. Una parola così. Ok, Angruzio, ranfrotto. O. Canusione. Angruzio, ranfrotto e canusione sono parole che si dice possibili ma non esistenti. Ok? In che senso? Che rispettano le regole della fonologia italiana, ma di fatto non sono mai state attestate. Ci sarà qualche poeta che forse un giorno inventerà, insomma, un angruzio molto triste, un ranfrotto particolarmente violento o una canusione calorosa, non lo so. Però per ora non sono parole che esistono. Angruzio, ranfrotto e canusione se ne stanno lì belle belle ad essere ancora pronunciate per la prima volta. Eppure, se io faccio leggere a un bambino di 7 anni queste tre parole, pronuncerà questa N così, questa N così, labio dentale, e questa N così, nasale. Ok? Una alveolare, una velare e una labio dentale. Pur non avendole mai sentite. Com'è possibile questo? Il video della bambina che ripeteva la storia dell'onfo, non lo so, poi magari qualcuno non vede oddio. Noi che facciamo fonetica pensavamo di fare una pausa con lei. No, va bene, è tutto qua la mia fonetica, non vi preoccupate, insomma, ne ho fatta tanta,
alla vostra età con Canepari, appunto, insomma, e poi mi ci sono appassionato anche con, diciamo, con il mio professore di linguistica generale, che era Sergio Scalise, insomma, un grandissimo linguista. E, è la lettera che segue che cambia il suono, no, è il suono che segue che cambia il suono, Giulia. È il suono che segue. Cioè, noi sappiamo che se c'è un suono nasale, dobbiamo sapere che tipo di suono lo segue. Però questa regola, cioè che una nasale seguita, è il contesto che segue condizionale l'articolazione della nasale, è giusto. Può rimettere un secondo la lavagna? Sì, la rimetto. Share screen. È il contesto, cioè di fronte a una occlusiva, un suono velare, g, k, la nasale, questa idea di suono, il fonema n, che mi sembra che si metta tra parentesi oblique, il fonema n si può realizzare come nasale alveolare, come nasale velare, come nasale labio dentale, a seconda del contesto. Ma attenti, questa non è una regola naturale, non è in tutte le lingue che ciò avviene, è nella fonetica specifica dell'italiano. Sono i parlanti nativi dell'italiano che incorporano questa regola. Perché ho dell'archeologa, essendo una straniera che ha imparato l'italiano come L2 da adulta, queste regole le ha dovute di fatto studiare esplicitamente. Non le sono venute spontanee. Voi sapete che in francese, no, la nasale nasalizza la vocale che precede. Vraiment? È la O che è nasale, nasalizzata dalla nasale che segue. Quindi non è che in tutti i contesti quello è il risultato. In tutti i contesti di quella lingua la regola applicata è quella. Quello che mi interessa è che non vado oltre, non vado oltre. Allora, quello che mi interessa è che ragioniate su questa differenza tra un livello fonemico e un livello fonetico. Quindi fonetico è un livello, poi lo riprenderemo questa composizione, però è molto importante. Il livello fonemico è proprio il livello per cui se dico lana, scusate, lana e dico rana, cosa sto dicendo? La stessa parola pronunciata in maniera diversamente, come se dicessi vero, oppure in alfabeto fonetico vero, con la R moscia o la R volare. Se dico vero o vero, sto dicendo due parole diverse o sto pronunciando la stessa parola? Sto pronunciando in due modi diversi la stessa parola, diciamo, lo stesso significato, non ci incasiniamo troppo la vita. Ok? Giada, si è ritrovata? Ma non è importante sapere, seguite il concetto di fondo, è che nella nostra testa, in qualche modo, abbiamo incorporato delle regole per cui sappiamo che ci sono certe matrici di suono che si possono realizzare in forme diverse a seconda del contesto. Ora, la prima domanda che vi faccio, chi non ha fatto fonetica era consapevole di questo? Non credo. Di solito è una grande scoperta fare le lezioni di fonetica. E è chiaro che questa regola è proprietà comune di tutti i parlanti nativi della lingua italiana. Cioè è un sapere che abbiamo come parlanti nativi che applichiamo in modo regolare, cioè non facciamo errori. Se io scrivo angruzio sulla lavagna, il bambino non legge amgruzio, non legge annegruzio, legge angruzio correttamente, anche se non l'ha mai sentito. Come fa a leggerlo correttamente se
non l'ha copiato da qualcuno, vuol dire che ha applicato una regola. Il nostro sapere non è soltanto vedo una cosa, la copio, vedo qualcuno che fa una cosa, lo copio e ho incorporato quella pratica. Il nostro sapere in gran parte è l'elaborazione di modelli, strutture, regole, pattern. Soltanto che invece di essere biologicamente innati, come quelli del povero topo che sente l'odore del gatto e scappa, quelli dello scoiattolo che non ha mai visto una noce in vita sua. Lo allevi per tutta la vita con liquidi, non gli fai mai vedere un altro scoiattolo. Speriamo che non esistano tutti i mostri, poverini, insomma, con questa vita infelice. Però qualcuno l'avrà fatto questo esperimento. Poi, quando è adulto, gli butti lì nella gabbia una noce e lui subito sa cosa farci. Lo fa in maniera goffa, poi impara un po' facendolo, ma sa come si prende una noce e come si sgranocchia. Questo modello, per gli esseri umani, diciamo, si forma questa consuetudine, questo saper fare, si forma su modelli che non sono geneticamente predisposti. Cioè noi pronunciamo la N guardando il suono che lo segue. I francesi pronunciano la N modificando la vocale che precede. Regole culturali. In questo caso regole della fonetica della lingua. Ok? Allora, il sistema dei suoni. L'effettiva pronuncia è a livello fonetico, c'è la N, c'è la N, c'è la M. Neanche mi accorgo della differenza. Cioè, non. Ve la ridico così, scusate, scusate. Il livello fonetico è quello perché se dico lana e dico rana, ho detto due parole diverse, ma anche se dico vero e dico vero. Ho detto due parole diverse, ho fatto dei suoni diversi. Ma perché questa è una differenza puramente fonetica e questa, lana-rana, è una differenza fonemica? Perché in questo caso questi due suoni, r e r, non distinguono il senso delle due parole. Invece l e r distinguono il senso delle parole. Vuol dire che in italiano, esatto, sì, la coppia minima, vedo che siete scafatissimi, però non è un corso di fonetica, è un corso di antropologia culturale. Ok? Ecco, stravolge l e r, se cambio questo suono, inverto l e r, stravolgo il senso della parola, o viene fuori un'altra parola, o viene fuori una parola senza senso. Allora, in questo caso, diciamo che nell'italiano l e r sono fonemi. Invece r e r sono allofoni, cioè variazioni empiriche di uno stesso fonema che disegniamo, che indichiamo così. C'è un suono ideale r, che si può pronunciare r, polivibrante, r, uvulare o come diciamo noi a Venezia, r, monovibrante. Non mi ricordo come si segna, forse si segna così la monovibrante. Ok, r, monovibrante. Ma se io dico rosa, rosa, ho regalato una rosa alla mia ragazza, fa ridere chi non è veneziano, però sì, capite cosa ho detto. Capite esattamente cosa ho detto. Se invece, se comincio a dire ho regalato una rosa alla mia ragazza, a parte assomigliare al canarino Titti, a chi assomiglio? Qual è quel gruppo di popolazioni che non tipicamente confonde la R con la L? Popolazioni orientali, ma non perché non, esatto, non perché non, no, non è veneta la R, eh. Rana e lana hanno un significato diverso in italiano, sì. La R di Venezia non è vera, la R monovibrante è di Venezia e al massimo arriva a Punta Marghera, qualcuno ha scritto, giustamente. Ma se vai a Padova, se vai già a Chirignago, non c'è più la R monovibrante, che adesso dettagli questi di nazionalismo veneto. Rana e rana, quindi rana e lana sono due parole distinte da due fonemi, l e r. Invece, per alcune lingue, r e l,
Quello che noi sono due allofoni, due forme concrete di uno stesso suono, che potrebbe essere questo, che si realizza in alcuni casi così, e in alcuni casi così, o in alcuni casi così, e così via. Ok? Il punto è, e non possiamo perdere tempo ulteriore, quindi basta, cancelliamo pure questa lavagna, per l'amor di Dio, che non vogliamo perderci troppo tempo, che diventiamo gobbi. Eccolo qua. Dicevamo, il punto è che ci sono delle regole, quindi c'è un sapere appreso, la formula magica da ricordarsi, che c'è un sapere appreso, che è appreso senza che sappiamo quando l'abbiamo appreso, senza che sappiamo dove l'abbiamo appreso, senza che sappiamo da chi l'abbiamo appreso e soprattutto senza sapere che cos'è quel sapere. Non abbiamo idea, prima di fare un lavoro riflessivo, non abbiamo idea del fatto che da qualche parte abbiamo una regola che ci fa pronunciare le nasali in modo diverso a seconda del tipo di suono che l'accompagna. Quello è importante. Questo è una metafora di quello che la cultura fa. Ci fa fare delle cose, ci fa sembrare ovvio che le facciamo in quel modo, non ci fa accorgere delle cose che facciamo. Per chiudere questa parte, e poi passiamo alla cultura, anche in Bangladesh, cioè, esattamente questo problema, cioè, questa incapacità, diciamo, ma non è un'incapacità di distinguere la R dalla L, è che nel loro sistema fonologico, diciamo, di divisione dei segni significativi, dei suoni significativi, R e L stanno come per noi potrebbero stare la E chiusa e la E aperta. Io dico bene. Voi dite bene, molti di voi, credo. Quelli che, però diciamo più o meno la stessa parola. Abbiamo una serie di informazioni ulteriori. Se capite, se uno dice bene, che viene o penso dalla Puglia o dal Nord Italia, non ci sono altri posti dove si dice bene con la E chiusa, credo, insomma, no. C'è anche sì, chi continua la R con la V, va bene, adesso, fermi, rilassatevi un attimo. Torniamo al punto centrale. Ci sono, cioè la cultura si nasconde, la cultura si spaccia per natura, la cultura si spaccia per ovvio, la cultura si spaccia per... E allora? Che volete? Che problema c'è? Ma certo è così, è ovvio che è così, è naturale che è così, è sempre stato così. Questo fa la cultura. È un sapere appreso che fa di tutto per nascondersi. Perché? Lo vedremo fra un po' perché. Però prima mi è venuto un dubbio e vi spero anche un piccolo segreto. Io insomma, sto facendo un corso in parallelo a economia, è un corso per Global Governance e è Anthropology of Globalization, un corso in inglese. Molti dei concetti introduttivi sono sovrapposti con questo corso, per cui mi capita che a un certo punto, oddio, non mi ricordo più se una cosa l'ho detta a voi, l'ho detta a loro, l'ho detta a tutte e due, non l'ho detto a nessuno dei due, mi sta sorgendo il dubbio che non vi ho mai parlato del mille piedi della formica, o sì, me l'ho parlato, non me l'ho mai parlato. Allora, rapidissimamente, vi racconto questo apologo e poi veramente insomma l'apologo del mille piedi della formica per spiegare, insomma, per esemplificare come la cultura si occulti, come svelare questi meccanismi non sia per forza liberatorio, cioè come studiare antropologia culturale possa essere, diciamo, un fastidio. Adesso ci arriviamo. Allora, prof, ma quindi la cultura è quella apparente ovvietà che non appena si esce fuori dal proprio ambiente vacilla? Magari vacillasse, te l'ho già detto, non me lo ricordo, Franz Boas parlava appunto del the shackles of culture, le pastoie della cultura. Non è detto che vacilla, non è detto, anzi uno può dire semplicemente mi stanno bene. Voglio appartenerci a questa cultura. Io, per esempio, il sistema di valori morale che è caratterizzato da una certa tradizione, diciamo, religiosa occidentale, cristiana e poi cattolica, io, alcuni di questi valori morali li considero condivisibili, anche se io mi sono allontanato da quasi 50 anni dalla fede cattolica. Non mi considero credente,
So che quel sistema di valori è costruito storicamente, l'ho visto nella sua costruzione, lo riconosco nella sua non ovvietà, essendo uscito fuori, potendolo vedere come il pesce fuori dall'acqua vede l'acqua, ma non significa che io per forza, allora visto che è una costruzione, lo rifiuto. Non si può rifiutare tutto quello che è costruzione, perché vorrebbe rifiutare la nostra identità, la nostra umanità. Noi siamo animali costruiti, c'è cioè una lezione esatta su questo, una lezione intera, su questo concetto di antropopoiesi. Ok? Gli esseri umani nascono incompleti, nascono biologicamente incompleti. Non hanno modelli, non hanno autonomia, non hanno filtri che gli consentano di comprendere il mondo dove stanno e di viverci, riuscendo a sopravviverci. Quindi hanno bisogno degli altri, hanno bisogno di una società, hanno bisogno non soltanto delle cure parentali, ma di un costante apprendimento di modelli, di forme, di strategie, di tecniche, di competenze, costante, tutto appreso, tutto appreso. E non vacilla, può essere... Allora, succede, le ho raccontato l'anno scorso. L'anno scorso, sì, certo, in che senso Adele? Certo che ho raccontato l'anno scorso, ho fatto questo corso l'anno scorso, cioè stiamo ripetendo in buona parte le cose dell'anno scorso, diciamo, è un corso che faccio da più o meno 20 anni, il corso diciamo introduttivo, poi ci aggiungo pezzi, cambio pezzi, quest'anno lo sto riorganizzando per via della didattica a distanza, quindi ho bisogno di lavorare di più, diciamo, interattivamente, infatti alla fine di questa lezione faremo anche un piccolo test con 3 domande, ok? Quindi tenetevi pronti, ascoltate bene sulle cose che abbiamo detto finora e sulle cose che diciamo fino a fine lezione. Allora, che cosa dicevo? Sì, vediamo questo piccolo apologo che ci dimostra quanto possa essere anche fastidioso o generatore di frizione il lavoro di consapevolezza culturale. Allora, un millepiedi se ne sta andando su per un ramo tranquillo, beato, pacifico. Sciolto, sta andando verso un ramo ha visto delle foglie che gli interessano in modo particolare, sembrano fresche, tenere, saporite, e mentre cammina vede che c'è una formica che lo sta guardando. Non ci mette a caso, ributta l'occhio alla formica, immobile, e lo guarda in maniera sempre più fissa, sempre più strabuzzando gli occhi. Continua ad andare avanti, dopo un po' si stufa, insomma, di essere osservato. Si dice, oh, ma che vuoi, ma che c'hai? E la formica gli fa, ma come fai? Faccio cosa? Dico, come fai con tutte quelle zampette che c'hai a muoverti in quella maniera incredibile? Sembri così elegante, armonico, funziona. Poi è impressionante, non ti inciampi mai, ma non ti succede mai che ti viene un crampo o qualche cosa. Come fai? Ma figurati un certo tempo e va, se ne va via a mangiare, continua a mangiare, non ci pensa più. Il giorno dopo, il bruco è sempre sullo stesso ramo, più o meno, insomma, questa volta è immobile e vede passare la formica e gli fa, tu, vieni un secondo. Ma lo sai che da quando mi hai detto quella cosa ieri, mi hai rovinato la giornata. È stato tutto un inciampare, un casinarmi, un non sa... Questo è, certe volte, questo dovrebbe essere, secondo me, studiare antropologia culturale. La consapevolezza di sé non è necessariamente una liberazione. Può essere una vera scocciatura certe volte, no? Non è che lo dicono gli antropologi. Se pensate al canto notturno di un pastore errante dell'Asia di Leopardi, Giacomo dice esattamente la stessa cosa. Il pastore invidia le pecore. Perché le invidia? Perché sono incoscienti. La coscienza non è per forza una figata. Certo, la coscienza ti consente appunto di vivere sapendo che stai vivendo. E quindi, in un certo senso, è tutto
molto più intenso, molto più profondo. La coscienza vuol dire avere, Harari direbbe, l'immaginazione di sé, la capacità di immaginarsi, nel senso di figurarsi, no? Di mettersi su un palcoscenico. E allora dici, porca miseria, non soltanto vivo, non soltanto mangio, ma penso che sto mangiando. Immagino il mangiare. E quindi lo spessore del reale si espande all'infinito. Ma come si espande nelle cose buone, così si espande anche nelle complicazioni, nelle difficoltà. La morte. Siamo gli unici animali, no? Che sanno di dover morire. Gli altri, certo, di fronte al pericolo scappano, si rifiutano, ma non hanno normalmente questa consapevolezza che noi potremmo avere permanentemente, un bene o un male, dipende. Per alcuni è liberatorio, per altri è semplicemente una fonte di angoscia perenne. La consapevolezza, quindi, non è per forza un aspetto positivo, però è sicuramente quello, eccola, il detto, quello che l'antropologia cerca di fare, non sempre ci riesce, eh? Siamo anche una manica di cialtroni per tanti versi, insomma, non è che abbiamo fatto proprio chissà quale percorso meraviglioso, insomma, è una scienza pasticciona che è cresciuta anche attraverso un sacco di errori. Siamo stati il braccio destro del colonialismo nell'Ottocento, insomma, siamo sempre stati molto più spesso a fianco degli oppressori che non degli oppressi, però rispetto ad altre scienze sociali, io non penso che abbiamo la coscienza più sporca di altre scienze sociali, ok? E soprattutto, cioè, non è che le colpe dei padri devono ricadere sui figli, insomma. Se anche fosse una scienza che nasce con un'attenzione particolare al potere dei forti, molto presto l'antropologia diventa la scienza che si occupa dei deboli. E le prime forme di eguaglianza tra esseri umani di fronte alla diversità sono state pronunciate da studiosi che erano curiosi di questa diversità. È vero che Bartolomé de las Casas in Messico dice che gli indiani sono esseri umani veri, perché c'era un tema che si proponeva a quell'epoca e quindi una parte dell'Occidente riconosce l'umanità dell'alterità. Ma la scienza antropologica presto si batte contro, per esempio, il razzismo. Il razzismo non nasce dentro l'antropologia culturale. L'antropologia culturale come scienza è sempre, fin dall'inizio, parliamo la seconda metà dell'Ottocento, che prima non c'è l'antropologia come scienza moderna. Ma la scienza, l'antropologica, è profondamente antirazzista. Cosa vuol dire? È convinta che le differenze tra gli esseri umani non siano ascrivibili a differenze di ordine fisico. Le differenze morali, le capacità cognitive, il valore di un essere umano non dipende mai, non è correlabile mai. Ma non per un principio morale, perché statisticamente siamo andati a vederle queste cose. Quindi, allora, sì che vorrei vedere. Vabbè. Le chiedo da ignorante, è stato studiato il fatto che nessun animale, a parte l'essere umano, ha la concezione della coscienza della morte? Oddio, allora, penso che anche gli animali lo sanno, perché il topo che scappa dal gatto sa che può essere mangiato. Però qua, ragazzi, allora, ragioniamo un po' sul senso della parola immaginazione, no? Cioè, è certo che il gatto può collegare l'odore del topo al pericolo. E se vede il topo, se vede il gatto, scappa. E è vero, sappiamo perfettamente che ci sono animali che possono dare dei messaggi anche abbastanza elaborati se l'attacco viene dal cielo o se viene da terra. Se è un puma, se è un serpente o se è un'aquila che ti sta attaccando. E reagiscono con dei suoni diversi. Però questo tipo di linguaggio è sempre, si dice, indessicale, è un indice, è una freccia, che dice, lì c'è una cosa figa, banane, lì c'è una cosa orrenda, avvoltoi, lì c'è una cosa che ci serve, acqua, lì c'è una cosa che ci fa schifo, animale morto. Però è sempre un lì, anche la danza delle api si attiva non perché le api hanno voglia di miele,
perché hanno sperimentato quel campo e sanno dire dov'è quel campo. Cioè, il linguaggio animale, anche quello estremamente raffinato, è sempre realista e sincero, diciamo. Il linguaggio umano può parlare di quello che non c'è, ma non soltanto perché è lontano, ma di quello che non c'è, perché non c'è mai stato. Di un'invenzione, delle fate, di Babbo Natale. Quello è il linguaggio umano, che può parlare di democrazia, può parlare di amore. Ma di nuovo, non perché non esista la democrazia, non esista l'amore. Cioè, non sono cose empiricamente rilevabili. Uno poi agisce in base a, e dice, allora se ti comporti così è perché sei un democratico, oppure sei un autoritario, perché sei innamorato, perché sei paziente. Ma la pazienza, l'innamoramento, l'autoritarismo o il fascismo non sono oggetti. Sono tutte costruzioni. Costruzione della cultura che utilizza il linguaggio. Allora, facciamo così, visto che purtroppo questa cosa del Covid si sta stravolgendo anche tutto questo seminario che avevo pensato di fare, insomma, al fienile. Se volete, io posso fare una volta a settimana, due settimane, fare dei seminari di discussione. Ci prendiamo un tema, la morte, la vita, l'intelligenza degli animali, quello che volete voi, oppure l'autobiografia, posso pure fare il seminario che avevo pensato di... Però lo facciamo in versione seminariale, ovvio che non possiamo stare collegati in 242 che siamo adesso, perché un seminario non si fa in 242. Facciamo dei gruppi, facciamo 50 al massimo, ok? Cercherò di organizzarmi, prenotiamo e facciamo cenacolo di discussione, porte aperte, non vi do crediti, non, chi vuole, chi ha voglia, chi ha tempo da perdere, chi gli interessa, prego, non mi metto più a fare i calcoli perché non siamo nelle condizioni di farlo, ok? Facciamo così, quindi purtroppo proseguiamo oltre, va bene? Allora, la cultura è condivisa e vi dicevo, mettiamoci un punto di domanda. La cultura è veramente condivisa da quelli che lo possiedono? Ora, se fosse così, se fosse condivisa da quelli che la possiedono, segnatevi queste due parole, no? Condivisa e possesso. Queste sono due parole, no? Che hanno a che fare con che cosa? Con la materialità, l'economia, paradossalmente, no? Sembrano parole molto economiche, la condivisione, no? C'è un bene di cui sei comproprietario, uno può avere, non so, una piccola casetta al mare, che è condivisa con il fratello o la sorella, insomma, no? Perché l'ha ereditata dal papà o dalla mamma. E il possesso vuol dire che è, in questo caso, è condiviso. Allora, la cultura è condivisa? Sì e no. Perché se fosse veramente della roba, no? Della roba, c'era un antropologo norvegese, Fredrik Barr, che parlava di cultural stuff. Stuff, no stuff. La roba culturale, no? La roba, proprio la roba culturale. Non è quello che distingue il fatto che noi italiani abbiamo quel modo di vestire, mentre i francesi hanno la baguette, gli inglesi adesso bevono il tè, adesso lo vedremo. Non è tanto quello. Cioè, the cultural stuff, la roba culturale, non serve a riempire, a imbottire le culture, ma serve a creare dei confini, delle divisioni artificiose. Le differenze sono quello che caratterizza le culture. Cioè le culture utilizzano la loro roba per creare confini. E qui appunto le parole importanti da considerare sono delimitazione, no? Delimitazione e definizione. Perché le ho messe assieme? Chi di voi ha fatto
un po' di latino dovrebbe individuare, a parte il prefisso de, che è lo stesso, vedete le due parole latine sottostanti? I radicali dell'imitazione e definizione quali sono in latino? Vediamo chi si sbilancia. Ah, ci sono studenti di lettere che vanno. Limite e fine, cioè limes, no, lime e finis, no, finis, esatto, sono due parole latine per distinguere diversi tipi di confini. Allora, la definizione, quando definiamo, stiamo ponendo i confini. E quando delimitiamo un concetto, parimenti, no? Quando delimitiamo una cultura dall'altra, pretendiamo che ci sia un confine nitido. Pensate alla fantasia, diciamo, che del confine che gli esseri umani hanno sempre avuto, il Vallo di Adriano, no? Che i romani avevano messo, oppure la muraglia cinese. Fino a purtroppo confini più recenti, diciamo, che si sono fatti tra Israele e Gaza, insomma, o altri tentativi di chiusura dei confini recenti sulla salita, diciamo, degli immigrati dai Balcani. Questa fantasia del confine, le colonne d'Ercole, sì, però le colonne d'Ercole sono un limes nel senso dell'umano, mentre qua stiamo parlando dei confini tra umani. Delle divisioni tra umani, no? Come se, attenti bene che questa fantasia, il muro di Berlino, senz'altro, per Messico, USA, ci ha vinto le elezioni Trump, no? Dicendo che prometteva di costruire questo confine, poi si è visto come è finita la faccenda, insomma, penso che sia Steve Bannon che è stato arrestato per essersi imbertato i soldi che servivano per fare quel confine. Comunque, sì, appunto. Questa fantasia, perché parlo di fantasia? Perché è un vero e proprio sogno. E come tutti i sogni, sta ad indicare un desiderio che però non ha una realizzazione così immediata. Cioè è difficile che uno, dalle parti mie in Veneto, si sognasse la polenta. Cioè, nel senso che quella c'era da mangiare, insomma, no? Cioè, invece, il sogno si proietta sempre su quello che vorresti avere e non c'hai. In questo senso è una fantasia, perché ci serve a delimitare lo spazio del noi e lo spazio del voi, esattamente questo. Cioè, abbiamo detto, siamo animali gregari, per ragioni che sono veramente di ordine biologico, viviamo associati, poi è vero che sappiamo cooperare, come ci ha insegnato Harari, ma è anche vero che immediatamente abbiamo bisogno di dire chi è noi con i quali collaboriamo e chi sono loro con i quali competiamo, per qualunque, in genere come regola di base. Collaboriamo, siccome non ce n'è per tutti, qualunque cosa sia, non ce n'è per tutti. Tempo, risorse, partner, cibo, tutto quello che volete mettere, cioè non ce n'è per tutti. Allora bisogna scegliere. Gli esseri umani tipicamente si aggregano a piccoli gruppi prima, poi ci sono i sistemi politici, l'immaginazione, l'ideologia, la religione che ci possono aiutare ad ampliare, ma il punto di partenza è che sempre abbiamo bisogno di un noi e voi, ok? E il confine, questa fantasia del confine ci consente di illuderci. Perché parlo di illudere? Poi lo vedremo in una lezione apposita, ma quelli che oggi sono dei confini durissimi e reali, cioè i confini tra gli stati. Sapete, sono un'invenzione che si è potuta implementare, cioè realizzare concretamente, soltanto da 2 secoli. Non c'era proprio materialmente la tecnologia del controllo per poter pensare di gestire un confine vero. Il potere si esercitava, no? Un po' in maniera, diciamo, la parola è galattica, come delle galassie si dice, no? Come delle galassie che hanno appunto un centro e poi delle periferie, delle periferie, in una specie di mandala a vederlo come figura, no? Poi è arrivato lo Stato nazionale e ha semplificato tutto. Il punto centrale è che siamo convinti, non vi ho ancora detto perché, siamo convinti che le culture siano più omogenee al loro interno e più
separate tra di loro di quanto i fatti non ci dimostrino. Ok? Non abbiamo parlato delle due signore, la signora anziana trasteverina e la che c'ha il nipote. No, perfetto. Allora ve la racconto un'altra versione. Quando ero in Calabria la raccontavo in versione calabrese da Roma, però mi va di raccontarla in versione veneziana. Ok? Allora immaginatevi una signora veneziana, vi metto un attimo la mappa di Venezia, così vi racconto un po'. Una ciudad veneziana, proprio di quelle proprio iper veneziana da sempre, come si dice, no? Veneziana da sempre. Ecco qua. E una signora, magari mettiamola anche in un sestriere, sapete, Venezia è divisa non in quartieri, in sestrieri, che sono nati con l'espandersi della città, e questa signora la facciamo crescere qua nel sestiere di Castello, che è il sestiere più popolare, no? Quello che sta attorno all'arsenale. E questa signora quindi è nata veneziana, figlia di veneziani, parla l'italiano molto molto male, non le interessa, e vive qua, vicino a San Pietro di Castello, diciamo, ok? San Pietro di Castello è la vecchia basilica. San Piero de Castello era il vecchio, la basilica che adesso è San Marco, adesso dal 1200 a San Marco, quando Venezia nasce è per molto tempo la basilica originaria è San Piero di Castello, okay? In questo quartiere qua, all'estrema periferia. Una zona popolare, qua trovate ancora negozietti, trovate ancora appunto se uscite, praticamente parlano tutti quanti in dialetto, il turismo è molto poco. Ancora molto poco diffuso. Adesso purtroppo gli Airbnb stanno facendo devastazione anche là, ma insomma questa signora si fa la sua vita. Poi cosa fa? Va a piedi qua via Garibaldi, cioè questa strada grande, questa qua, va e fa le spese qui in questa zona qua, no? In una zona di popolare, e passa davanti alla chiesa di San Piero. E ogni tanto entra dentro, accende la candela, dice una preghiera, insomma, un auspicio per la famiglia, per i suoi cari, per i nipoti, così. E va al mercato, si prende le sue cose, prende le sue sarde, si fa il sahor, cucina ancora la polenta, le piace proprio questa cosa tradizionale. Ok? Ora, immaginatevi se ci fosse uno strumento che ci permette di mappare non soltanto i movimenti fisici, avete presente come Google Timeline, no? Che ti dice dove sei stato nel mese precedente, no? Con il localizzatore del tuo telefono, GPS, ti fa vedere dove sei stato, che è abbastanza, come si può dire, frustrante, cioè, dà un po' l'idea del controllo, però insomma, in certi casi è utile. Immaginatevi di poter mappare su Google Timeline tutti i movimenti di questa signora, i movimenti fisici, ok? Probabilmente è di una noia mortale, perché appunto è anziana, so, c'è una certa età, si muove a piedi, a Venezia non c'è la macchina, insomma. No. Ogni tanto prende il vaporetto per se deve andare a piazzale Roma, vengono a prenderla per fare qualche. Ma il più delle volte se ne sta in quella zona, ha un raggio d'azione molto limitato. Ma ancora di più, immaginatevi di mappare l'immaginazione di quella signora, i pensieri, le cose che pensa, i posti che si immagina, le persone a cui fa riferimento, localizzate nello spazio e nel tempo. Ok? Prendetevi queste due mappe ideali e mettetevele là in archivio. Ora prendiamo il nipote adolescente di questa signora. Ok? Nipote, figlio, diciamo, del figlio, figlio della figlia. Questo ragazzotto, ventenne, è matricola universitaria e è diciamo, un appassionato di basket. Non posso dire di calcio, perché il calcio a Venezia, insomma, è abbastanza in disarmo, mentre nel basket la Reyer, insomma, ha vinto il campionato poco fa, è un fan, si va a vedere tutte le partite, si ricorda quando la Reyer giocava, che gli hanno raccontato, giocava in una ex chiesa sconsacrata della Misericordia, una chiesa che era diventata una palestra, insomma, no? E quindi segue la squadra, finché c'è, cioè, prima del Covid, andava in questo club della Reyer e si vedevano con tutti i gagliardetti, le cose, si vedevano le partite in diretta su Sky, non so dove le facesse, no? Un appassionato che va in trasferta, no? Che magari fa l'università a Venezia, ecco,
magari fa, che ne so, fa lingue e di giorno va a lezione, così. Ecco, fate lo stesso lavoro di mappatura, di timeline, degli movimenti di questo ragazzo. Ah, vi ho dimenticato di dirti, ovviamente la signora è rimasta a Venezia, ma i suoi figli, il papà di questo ragazzotto, sposato, si è dato fede da Mestre. Venezia è una città che ormai ha 50.000 abitanti, insomma, ha avuto un crollo degli abitanti nel centro storico dagli anni 40, in modo particolare dagli anni 60 in poi, un crollo verticale. Negli anni 60 erano ancora 180.000 abitanti, oggi appunto parliamo di poco più di 50.000 abitanti nel centro storico. Quindi questo ragazzotto, ovviamente, figuriamoci se non va ogni tanto a trovare la nonna, gli fa un po' di spesa, la salute, si becca pure la 50 euro ovviamente di mancia della nonna, le volte bene, le vuole bene, poi la nonna fa un sahor meraviglioso, quindi a lui piace tanto mangiare queste cose, la mamma non c'ha tanto tempo, invece dalla nonna lui ci va volentieri, le vuole bene a ta nonna, però ma ci va una volta al mese, diciamo così, no? E per il resto il suo tempo altrove. Ma non soltanto il suo tempo fisico, soprattutto il suo tempo mentale. Mettetevi adesso a mappare l'immaginazione di questo ragazzo, che non guarda ovviamente Rete4, no, i programmi, quelli degli anziani del pomeriggio, Rai 2, quelle cose degli anziani, ma c'ha Netflix, c'ha tutti i social e si costruisce un immaginario che è come gli pare a lui. La musica che ascolta lui è quello che sente sua nonna. Ok, cosa c'è? Cosa si sovrappone? Niente. Va bene. Mettete queste, anche lui, mettete in archivio. Terzo personaggio. Allora, la signora si chiamava Maria. Ok? Adesso incontrate Monica. Però Monica lo scrivete col K. Perché è una signora che è venuta dall'est Europa, diciamo, dall'Ucraina, poniamo, ok? Dall'Ucraina 25 anni fa, per fare la donna delle pulizie e la badante. E sono ormai molti anni che vive a Castello, in quella stessa zona dove sta la signora Maria, ok? E fa la badante a casa di, poniamo, un avvocato in pensione o vedovo. Un veneziano, un avvocato vedovo, ultra settantenne, che è rimasto vedovo da molti anni, che aveva bisogno di classico uomo, diciamo, all'antica, che non sapeva cucinarsi due cose, non sa stirarsi la camicia, non sa lavarsi i panni, e quindi si può permettere, diciamo, di avere una donna, o chiamatela una, come si può dire, una governante, diciamo, chiamata la badante, poi dipende da come volete chiamarla, che però vive con lui, c'è la sua stanzetta, lei con il suo bagnetto, lui c'ha questa casa, c'ha dei figli che però appunto vivono anche loro tra Mestre e Milano, una che fa l'ingegnere a Milano e il figlio è un imprenditore a Mestre, e vedono poco il padre, quindi lui sta con questa signora e un po' alla volta, dopo 25 anni, cosa fa la signora? Si alza la mattina, va in via dei Garibaldi, fa la spesa, ha imparato a cucinare un sahor buonissimo, queste sarde con la cipolla, sa fare i bigo in salsa, sa preparare la polenta, perché al signor Luigi piacciono molto queste cose. E quindi lei si è imparata, e quindi poi torna a casa, al mercato fa due chiacchiere con le signore, se non sa una cosa, come si cucina, come non si cucina, chiede notizie al becker, che sarebbe il macellaio, no? O al fruttariol, il fruttivendolo, chiede un po' di... Ha imparato il dialetto, di fatto. Perché a Venezia si parla molto dialetto e lei sa muoversi anche con il dialetto locale. E quando torna, magari certe volte, lei è ortodossa perché è ucraina, però è cristiana, sa che può andare a pregare nelle chiese cattoliche e ogni tanto va magari alla chiesa ortodossa dei greci, che è più al centro, diciamo, che è una chiesa, diciamo, ortodossa greca. Però ogni tanto accende anche lei una candela nella chiesa San Piero di Castello. Fate la stessa mappatura adesso degli spostamenti di questa signora Monica e immaginatevi la mappatura del suo immaginario. Le cose che vede, ovviamente l'ingegnere, pomeriggio, ormai avanti con gli anni, qualche volta l'accende la televisione. Lui magari ce l'ha pure Netflix, però la puntata del pomeriggio su Rai 2
Certe volte li va di vedersela, no? Un giorno, non so, queste cose sui tribunali, queste cose. Io non mi occupo più di televisione da tanti anni, insomma, però me ne sono occupato. E quindi so che c'è una divisione delle fasce. La TV generalista è rivolta a certe fasce d'età, soprattutto agli ultra sessantenni, no? Fate la mappatura di queste, anche della signora Monica. Ora, adesso vi chiedo. In linea di principio, si assomigliano di più due italiani o un italiano e un ucraino? Se uno vi chiedesse così, come lingua, come pratica, come abitudine, come consuetudini, uno penserebbe che si assomigliano di più due italiani, così pregiudizialmente. Ma, esatto, ho fatto la domanda prima, la domanda era generale. Si assomigliano di più. Cioè, cosa impariamo quando ci raccontano le barzellette alla scuola materna? Tutti quanti abbiamo imparato le barzellette, no? Ci sono un francese, un tedesco e l'italiano. No, il francese è snob, il tedesco è decoccio e l'italiano è quello che ha la risposta pronta. Giusto? Cosa impariamo? Impariamo gli stereotipi. Cioè impariamo ad attribuire un sistema di valori, un sistema di pratiche, quindi una set di giudizi a certi gruppi che abbiamo etichettato da fuori. Uno vale l'altro. Uno vale l'altro. Se poi però andiamo dentro e cominciamo a conoscere la signora Maria, i nipoti della signora Maria e la signora Monica, cambia completamente la faccenda. E siamo tutti quanti disposti a riconoscere che questa anziana signora veneziana italiana e la badante o la governante ucraina si assomigliano molto di più che non quanto si possono assomigliare la nonna e il nipote. Perché? Due culture diverse, ma ci sono altri motivi oltre al divenire affini. Diciamo, sono già in partenza più. Cos'è che accomuna la signora Maria e la signora Monica? Abitudini simili, però da dove vengono queste abitudini? La loro vita quotidiana, l'età e il genere è fondamentale, no? Sono due donne anziane, diciamo, due donne ormai abbastanza avanti con gli anni. Già questo le rende più simili che non un giovane e un anziano della stessa cultura. Pensate voi cosa condividete con vostra nonna e pensate quanto potete condividere con uno studente Erasmus, che qua magari in Italia ormai da un anno, bloccato dal Covid, di cui vi siete follemente innamorati ovviamente, che ormai sta cominciando a vivere, adesso non si può più parlare di questo, no? Però facciamo finta che non ci sia il Covid, no? Il mondo bellissimo prima del Covid, con cui uscite la sera, con cui vi frequentate, con cui andate in palestra, che ha imparato l'italiano. Paradossalmente, vedete, la generazione accomuna tantissimo, o separa tantissimo quando non è la stessa. E questo vale ovviamente anche per la classe sociale. Abbiamo già fatto la battuta su Roma Nord e Roma Sud, no? Ma provenire da due contesti socialmente diversi, riconoscibilmente diversi quanto a reddito, poniamo, o quanto a educazione, livello di istruzione, istituisce delle differenze molto profonde, che non è così facile ovviare. Io continuo di nuovo, ogni tanto butto un occhio ma non vi seguo, che voi continuate tranquillamente a discutere, sono felicissimo di questo metodo della chat. La signora ucraina non ha una mappatura mentale più ampia dell'anziana, dato che pensa inevitabilmente anche alla sua cultura originaria ucraina. Sì, certo, però io non vi ho detto che la signora veneziana c'ha una sorella che è emigrata in Argentina negli anni 60. Tiè. Cioè, voglio dire, insomma, cioè, lo spazio di amplitudine dell'immaginario è molto soggettivo, ma quello che mi interessa è che lo spazio non è soltanto una quantità, che il giovane ha uno spazio più ampio e invece la nonna c'è uno spazio più ristretto. È la qualità di questi immaginari. Perché l'immaginario delle donne anziane sarà probabilmente un immaginario familiare, parentale, legato al fatto appunto che lei in Ucraina ha lasciato
che ne so, i figli, oppure il marito è tornato, o i figli che una volta cresciuti sono, oppure può darsi pure che invece lei è venuta da sola, dopo 10 anni sono arrivato, ha fatto il ricongiungimento familiare e quindi i figli stanno qua in Italia. Cioè, non, questo, non lo possiamo sapere. C'è un antropologo, non mi ricordo il nome, ha fatto un bellissimo lavoro sulle badanti, proprio su questo fatto che per prendersi cura delle famiglie in Occidente, molte donne dell'Est hanno rinunciato alla loro famiglia, no? Hanno dovuto veramente stirare per centinaia di chilometri i loro affetti familiari. Per l'età, una persona più giovane, vabbè, ecco, adesso, quello che mi interessava e che volevo che fosse chiaro è che insomma, alla prova dei fatti, sappiamo che le culture sono meno condivise all'interno, più condivise, diciamo, attraverso, di quanto non penseremmo istintivamente. Più o meno reddito, più o meno cultura, oppure anche competenze ad hoc. Cioè, nessuno possiede solo e interamente la propria cultura. Nessuno è italiano perché ha elementi culturali solo italiani e li possiede tutti. Un elettricista e un idraulico hanno esattamente lo stesso tipo di competenze? No. C'è qualcuno che ne sa di più? No, sono se competenze separate. Un ingegnere, diciamo, no, nucleare e un medico, un chirurgo. Uno è più italiano dell'altro, o uno è più cosmopolita, più internazionale dell'altro. No, cioè, capite? Cioè, quello che mi interessa è che capiate che ognuno di noi possiede alcune porzioni della propria cultura, non la può possedere tutta, ma non solo. Solo. Cosa vuol dire? Di cosa sto parlando? Allora, vediamo un attimo che ore sono, sei un quarto. Mamma mia, sono indietrissimo. Sto parlando del tempo e della variazione culturale. Il tempo, ve lo scrivo, il tempo è la variazione culturale. Stiamo sempre parlando del fatto che la cultura è appresa con questo punto di domanda, no? Vi faccio vedere un video. E questo è in inglese, però dura 1 minuto e mezzo e ve lo traduco mano a mano, ok? Speriamo che si riprenda la qualità. Ma allora, share screen. Ok. Vediamo se il volume è abbastanza alto. Ok. How tea time came to England. Come il tempo del tè, l'ora del tè, è arrivata in Inghilterra. Adesso non mi interessa la favoletta in sé, mi interessa. Nothing says Britain more than. Nope. Keep going. Oh yes, there it is. Ok, nothing says in Britain. Niente identifica diciamo, il mondo britannico, la Gran Bretagna, quanto il tè. A nice cup of tea. A nice cup of tea. Dobbiamo ringraziare la Cina per aver introdotto il tè in Occidente. Ma come è arrivato in Inghilterra? Ed è diventato l'ossessione culturale attuale. Vedevo qualcuno non. Allora, tutto grazie a una donna portoghese, adesso vi ripeto, non è questo che mi interessa. Va bene? Catherine of Braganza. She had just won the hand of England's King Charles II. Quindi diventa la sposa di Carlo II d'Inghilterra. With the help of a very large dowry, Con una grande dote, no? including money, treasures, Che portava soldi, denaro e and spezie. spices, Spezie. this worthwhile trade made her the Queen of England. Questo scambio, ne parleremo, questo è un matrimonio che sembra una transazione economica, ma vedremo che i matrimoni sono questo tipo di contratto, diciamo, no? Diventa la regina d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda. Scotland and Ireland. When she arrived to her new homeland, she brought with her packets of loose leaf tea. Quindi quando è arrivata ha portato con sé delle casse piene di foglie di tè sciolto.
in Craig's label, Transport de Herbas Aromaticas. Vabbè, questo, questo direi, dovrebbe essere questo T-E-R-A, cioè diventa poi una sintesi del TEN, non penso che sia questo. Trasporto di erbe aromatiche sarebbe, ma non... Non ci credo che sia questo il motivo della parola. È te, chai, chi, sono tanti... è una parola orientale. It's a theory that this was later abbreviated to T-E-A, tea. Now tea could already be found in England, but was only really used for medicinal purposes. Cioè già c'era il tè, ma veniva utilizzato solo come medicinale. Catherine continued drinking tea to her heart's content. Ok, lei ha continuato a bere tè, diciamo, per la gioia del suo cuore. And as the new royal, everything about her, including... E quindi questo suo habitus, diciamo, reale, seguendo un modello tipico che sappiamo, insomma, delle società affluenti, si è lentamente esteso dalle classi alte, dall'aristocrazia, quindi alla nobiltà, alla borghesia e al popolo. Quindi l'hanno presa come modello e anche loro, le signore, diciamo, della nobiltà, hanno cominciato a bere il tè. Was the idea of tea drinking experience. Ecco, quindi poi il tè è associato appunto a un'esperienza completa, diciamo, che è fatta di queste pasticcerie, di questi cucumber sandwiches. She popularized the use of porcelain teacups and mugs. Ovviamente qui c'è una differenza enorme tra teacups and mugs, perché teacups sono le tazze che sono usate dalle classi superiori, mentre il mug, no, la tazza quella rotonda e lunga con il manico, è usata dalla working class. By the end of the 17th century, much of British aristocracy were enjoying the hot beverage. Ok, quindi avete già la fine del 17th secolo, l'aristocrazia, e poi... Soon enough, everyone else. Ci possiamo anche fermare qua perché il punto che voglio fare è questo. Allora, voi avete presente, no? Elisabetta I o William Shakespeare, potreste dire che non sono inglesi, l'emblema dell'Inghilterra, e non bevevano tè. C'è stato un momento in cui appunto, adesso non entriamo nel fatto che cosa è successo, non è la Cina. Poi se io avessi detto da dove viene il tè inglese, molti giustamente rispondono dall'India. Ma in India l'hanno importato gli inglesi, i colonizzatori inglesi. E attorno al 1830 che il tè comincia ad essere prodotto, perché non volevano pagare il caro prezzo che i cinesi gli facevano pagare, e se lo fanno per conto loro nella colonia inglese, no? La compagnia delle Indie. Ok? Quindi... questo è quello che succede al tè. Il tè è, diciamo, un'identificazione, contemporaneamente è un evidente simbolo dell'identità britannica, ma della tradizione addirittura, ma non è un prodotto locale, è stato introdotto. Adesso qua dico una cosa, quando la dicevo in Calabria, c'erano dei malori in classe, gente che si sentiva male in classe. Allora, sto parlando dell'anduja. Qualcuno sa cos'è l'anduja? Penso che, ecco. L'anduja è questa, insomma, pasta di grasso. Io sono calabrese, molti sono calabresi normalmente in queste lezioni. Non è una caratteristica unica, diciamo, l'essere calabrese. Quindi, tra gli studenti romani, diciamo, insomma. No? E dopo gli abruzzesi, i calabresi penso che sia la comunità più grande a Roma. Diciamo. Ecco, perfetto. Quindi sapete cos'è l'anduja, comunque per chi non lo sapesse... è un impasto di peperoncino e grasso di maiale, in buona parte, insomma la componente di carne è minima. Ma sapete la parola da dove deriva? Qualcuno lo sa? L'origine della parola nduja? Dall'arabo forse? quindi sembrerebbe sia appunto dall'arabo, figuriamo la colonizzazione. Allora, se lo so che questa cosa è traumatizzante, però vediamo se trovo esattamente la citazione. Sì, allora. La parola che è questa. Riuscite a capire che parola è? Esatto, se qualcuno di voi parla francese sa che andouille è una salsiccia. E siccome la
La Calabria, insomma, come Regno delle Due Sicilie, è stata sotto controllo napoleonico tra il 1806 e il 1815, ecco, vedo già dei collassi morali, diciamo, insomma. ecco, appunto, e probabilmente è stata introdotta all'inizio dell'Ottocento. Ovviamente già sappiamo tutti che il peperoncino non è autoctono calabrese. Il peperoncino è arrivato quando? Ecco, finiamo qui la lezione. Ecco, vedo queste reazioni. Sono esattamente il tipo di... È bellissimo farlo in classe, perché succede proprio... È un attacco di panico in alcuni settori dell'aula. Ecco, appunto. Mi sto divertendo da morire, non mi sono iscritto a questo corso per questo. Lo so, no, purtroppo ve l'avevo detto, eh. L'antropologia non è sempre una forma... crea fastidio. Se studiate antropologia e state bene con voi stessi, c'è qualcosa che non torna. Non mi ricordo mai chi, forse Glaucon l'ha detto, ma se state male con voi stessi, studiate psicologia. Se state male nella vostra società, studiate sociologia. Se state male con voi stessi e nella vostra società, studiate antropologia. Quindi è una scienza da sfigati, proprio così, di partenza. Okay? Non è le persone a cuor leggero, le persone serene, equilibrate, sane, non hanno bisogno di antropologia. So come mille piedi prima di incontrare la formica. Ok? Quindi si interessano di antropologia proprio quei mille piedi che senza bisogno della formica, cioè, ma come faccio? Oddio, ma sto piede come l'ho messo? Ma quanti ce n'ho? Ma ce la farò? Ma che succede? Ma come fa? Ecco, quello è il perfetto studente di antropologia, la perfetta studentessa. E qui è la soluzione, capito? Non è confortante, sempre. Si scopre anche che l'anduja è un... innovazione recente, perché sapete, 200 anni, 200 anni, non cominciate a parlare di cibo, adesso se ci vuole la panna o non la panna sulla carbonara, per l'amor di Dio, ok, vabbè, ok, ho già capito l'andazzo, va bene. Quello che mi interessa di questa lezione, il punto forte, è che le culture non sono solo complicate al loro interno, perché sono arrivati gli stranieri, o perché, signora mia, com'era bello ai miei tempi. Non sono complicate adesso, non si sono inquinate adesso. Le culture nascono così, nella commistione, nel prestito, nel furto, nel saccheggio, nella donazione, nell'imitazione, nel confronto. Nascono, se ci pensate, è la storia, è il tempo che produce le culture. E chiamiamo tempo la prospettiva da cui guardiamo la diversità. Qual è il piatto nazionale italiano? Non dite la pizza, perché la pizza è ancora peggio, è ancora più recente. Però la pasta come, grazie? Pasta come? Pasta al pomodoro, no? La pasta al pomodoro. Allora, dove pensate che sia stata inventata? È più probabile che l'abbiano fatta la prima volta a Milano o a Palermo o a Napoli? Ovviamente no. I maccaroni, no, i maccaroni. Allora, c'è un bellissimo libro, Il cuoco galante, un libro pubblicato nel 1799 e ristampato diverse volte fino al 1814-15, ok? Il pomodoro, come il peperoncino, sappiamo che è arrivato dall'America, quindi prima del 1500 non c'era, non ce n'era proprio, ok? Però, beh, 500 anni sono una bella... Va bene, insomma, per inventare la tradizione. Però in questo libro, Il cuoco galante, ci sono i maccaroni. I maccaroni sono cotti a timballo, in forno, in questo contenitore di pasta frolla, pieno di verdura, di formaggio, di tutto, no? E sempre nel cuoco galante, un libro bellissimo scritto in napoletano, ci sta pure la pumarola, cioè la salsa di pomodoro. E dove la metti la pumarola? La metti in coppa alla pasta, in coppa allo pesce, in coppa addobbo a tu. C'è scritto proprio così. Ma non c'è la pasta, la pumarola in coppa agli maccheroni. Cioè, nel Cuoco Galante, un libro di ricette di cucina napoletano
dell'inizio dell'Ottocento, la pasta col pomodoro non c'è. Non c'è. Quindi vuol dire che a un certo punto qualcuno se l'ha inventata. Ma ci abbiamo i maccheroni, ci abbiamo la pomarola e mettiamoci la pomarola in coppa di maccheroni, no? E si sono inventati la pasta al pomodoro. Cioè hanno inventato. Hanno inventato quella che oggi consideriamo una tradizione. Nella storia umana degli ultimi 200 anni, per ragioni che vedremo nella lezione numero 7, di cui non parleremo oggi, questa necessità di fondare in una profondità quasi immemore certe pratiche diventa sempre più forte. Questa convinzione che bisogna avere una radice profondissima di quello che si fa. Vi ripeto, non prendetemela per buona, no? Quello che mi interessa è che la domanda che vi faccio è: quanto tempo serve quindi perché una cosa diventi tradizionale? Dopo quanto tempo i napoletani che mangiavano, il primo napoletano che ha mangiato la pummarola sui maccheroni, dopo quanto tempo ha pensato che quello fosse un cibo tradizionale? Dipende, no? E in quanti lo cucinano? Sì, certo, esatto, e quanto è condivisa? Quanto è largamente condivisa? Ma quanto ci vuole per allora, tradotto, no? Tradotto nel senso spaziale di condivisione sociale, quanto tempo ci vuole perché una cosa diventi veramente condivisa al punto di essere considerata antica in memore, come l'anduia, come la pasta al pomodoro? Guardate, varia molto. Allora, chi di voi, facciamo, dovremmo fare, no, non lo faccio un po', perché non ci ho pensato, perché ho fatto il questionario su Mentimeter. Però, senza che mi rispondiate, però sarebbe bello saperlo in classe. Allora, faccio al volo, prova domanda. Vediamo, no, edit. Vi faccio un secondo, al volo una... Enter a title. Ah, facciamo una domanda su come si chiamano, tatuaggi e piercing. Chi ne ha? Vediamo. Vediamo se viene fuori. Answered. Sì. No, ve lo faccio save e provo a farlo subito, ok? Vediamo se la vedo adesso. Pause. Polling, tatuaggi persi, ok. Vediamo un po', dai. Interessante. Ok, ecco, ma probabilmente siamo attorno al 50%, che è quello che penso che corrisponda alla statistica. Ok. Diciamo che all'incirca il 50% dei giovani, vi conto tutti come giovani, insomma c'era ancora qualcuno che non lo è più, che studia per altri motivi, però diciamo che la media è questa, ok? Fermiamoci qua. Qua siamo 47% sì, 53% no. Voi lo sapete come sarebbe andata se io avessi fatto questa domanda. Se un professore mi avesse fatto questa domanda quando io ero studente, meno del 10%, ma molto meno del 10%, appunto, avevano piercing, erano i marinai veramente, e gente che aveva avuto contatti con le prigioni, con la galera. Nessun altro aveva tatuaggi, piercing non esistevano proprio, ecco, piercing penso fosse solo zero, almeno se non considerare l'orecchino, diciamo, no? È bastato di fatto una generazione, 30 anni diciamo, ok? È bastata
per dare del tutto scontato. Quindi i cambiamenti culturali sono strani perché tendono anche questi un po' ve li faccio vedere, sulla pagina 8 della dispensa, eccolo qua, vediamo di ingrandire questo dettaglio. Eccola qua. Vediamo se questo ci può servire a capire un po' meglio di cosa sto parlando. Eccolo qua. Qui in questo terribile, terribile grafico, che so che genera il panico, ma non ce n'è motivo. Insomma, dovete considerare, cioè, cioè queste linee tratteggiate che si muovono sono gli elementi culturali. Avere i piercing, essere vegetariani, vestire con il kilt o con i pantaloni, avere i capelli lunghi per le donne, avere la barba incolta per gli uomini, qualunque diciamo, tratto, è vero che i tatuaggi non sono ancora sentiti come traduzione, però quello che mi interessa è un cambiamento culturale. Possiamo dire che oggi è tipico per molti italiani vedere i tatuaggi, persone tatuate. Vi aspettereste dei giocatori che festeggiano un gol e si tolgono la maglia e nessuno c'ha un tatuaggio? Ormai non ve l'aspettate più. C'hanno tutti i piedi tatuati. Oggi è tipico, sì, va bene. Però sono normalizzati. Sì, il punto è esattamente questo, che la cultura fa sempre questo. Fa sempre questo, normalizza tutto. Normalizza tutto la cultura. Cioè nel senso che tende a banalizzare, se vogliamo dire un altro modo di dire normalizzare. Però guardate questa figura, quindi le varie linee tratteggiate, punteggiate, si muovono nello spazio, che è diciamo questa linea orizzontale, e si muovono nel tempo, che è la linea verticale. Ok, quindi poniamo l'idea di tatuarsi, nasce, che ne so, tra i Maori, adesso dico una cazzata perché nasce molto prima, in Nuova Zelanda, poi viene presa dagli inglesi che lo portano in Inghilterra si sposta alla Francia, finché arriva, vabbè, a Roma, da qualche parte. Quindi, per ogni tratto culturale possiamo individuare il movimento nello spazio e nel tempo. Queste linee orizzontali che vedete, queste sono come si può dire, le prospettive storiche. Se io mi fossi messo qua, in questo punto qua, e avessi guardato, diciamo, la disposizione di questi tratti culturali nello spazio, avrei visto che qui c'era un cluster, un raggruppamento di tratti. E, oh, guarda, quella è la cultura Maori. Se mi sposto qua giù, invece, c'è un altro cluster e lo chiamo, oh, guarda, quella è la cultura inglese. Adesso, oggi, vedo che c'è un cluster e lo chiamo, oh, guarda, questa è la cultura italiana, e qui c'è la cultura Maori e qui c'è la cultura francese, cioè vuol dire, cioè chiamo culture quelli che sono raggruppamenti più o meno temporanei di tratti in porzioni dello spazio che consideriamo mediamente circoscritte, ma anche questo è un pregiudizio. Perché oggi possiamo pensare, beh, abbiamo imparato, c'è la cultura dei surfisti, che è una cultura cosmopolita. Non può essere un surfista, pure se sta alla Dispoli, diciamo, non sarà esattamente come un surfista hawaiano, però diciamo, condivide tanti sistemi di valori. Quello che importa è che questo fatto che noi vediamo la cultura mutare nel tempo ci sfugge e tendiamo a pensare che la cultura sia quello che è e basta. E quindi l'errore che ne consegue è questo, che noi vediamo le culture, pensiamo che le culture si siano mosse nel tempo secondo quest'altro modello, come se ci fosse i francesi, i tedeschi, gli italiani, e poi, porca della miseria, hanno cominciato ad arrivare gli albanesi, i rumeni, i nigeriani, i marocchini, i filippini, e sai che palle, hanno mischiato tutto e hanno fatto sto casino. Mentre all'epoca, al tempo della buonanima, al tempo del passato, a voglia,
quanto si stava meglio. Perché? Perché era tutto chiaro, tutto distinto. Non è vero niente. Non è vero niente. Cioè questa idea che prima ci fosse una visione netta e poi invece oggi col casino della globalizzazione si è mischiato tutto, è una balla, appunto. L'anduia, la pasta al pomodoro, ci sta a dimostrare che così. Non è che prima si mangiava l'anduia e dopo sono arrivati questi disgraziati che ci hanno messo il kebab. Prima quando si mangiava l'anduia? C'è sempre stato quel casino, esatto, ok? Sì, va bene. Poi non sto dicendo che non ci sono cose che permangono o cose, ma non possiamo pensare alle culture come dei contenitori assolutamente impermeabili di un set di fatto immutabile di tratti culturali. È quello il punto. Perché i tratti culturali cambiano all'interno di una cultura e si spostano tra le culture. Quindi, per quanto ci illudiamo dell'impermeabilità di questi contenitori che chiamiamo cultura, non chiudono dentro di sé delle purezze e non impediscono la permeabilità tra. Sono delle spugne le culture. E come le spugne nella natura, sulla barriera corallina, sono difficilmente delimitabili. Non capisci dove finisce una spugna e dove comincia l'altra spugna. Siamo noi che le tagliamo e le portiamo via. E sono permeabili. Rilasciano e assorbono. Rilasciano e assorbono. Quindi questo, quando diciamo che la cultura è condivisa, sempre stare attenti a che cosa parliamo. Vi devo almeno accennare appunto a questa ultima cosa, quando sono in ritardissimo. Quindi, questa ricostruzione, diciamo, post hoc di unità interna ci induce a un errore di fondo che è quello del primordialismo o dell'ancestralità. Per cui si pensa che quel concetto, quell'elemento culturale sia primordiale, sia ancestrale, ma se ci pensate, basta che pensiate all'elemento cardine di una cultura, la lingua, che è uno di quei tratti culturali di cui conosciamo tutta la storia. Dell'italiano sappiamo le prime manifestazioni, sappiamo tutto. E quello che possiamo dire per certo che non è una lingua ancestrale, con una sua storia che deriva dal latino assieme a tante altre lingue, che ha avuto delle interferenze. E quindi, ecco, prendete la linguistica storica come punto di riferimento per quello che cerchiamo di fare con l'antropologia. Linguisti storici, nessuno cerca la lingua di Adamo ed Eva, o nessuno pretende che l'indo, il proto-indoeuropeo fosse, oggi sappiamo, fosse una lingua effettivamente parlata dalla popolazione in un certo periodo di tempo. Ma anche quando si pensava, insomma, che questo fosse realistico, era chiaro che il contatto tra diversità era uno dei fattori centrali dello sviluppo delle lingue. Il concetto di area, le aree linguistiche, le lingue in contatto. A Matteo Salvini, sì, certo, fischiano le sì, ci mancherebbe altro, ma, però lo facciamo su basi scientifiche, quello che mi interessa. Cioè a me sta veramente, è ovvio che io detesto profondamente, diciamo, politicamente, moralmente, la destra fascista o la destra leghista. È ovvio, ma questo è una scelta mia, è un'opzione mia. Ma come scienziato, come studioso sociale, devo parlare della verità. È quello il mio obiettivo. Con argomentazioni e in maniera, diciamo, informata. È quello che mi dice, non è che faccio una polemica, sto facendo una ricerca, che è una cosa diversa. Ok? Sì, poi ne parliamo, questo ce lo teniamo, queste conversazioni ce le teniamo per i seminari, diciamo, no? Allora, vediamo almeno un piccolo video della TV danese, che ci spiega quanto questa fuoriuscita dal tempo
questo punto di partenza ancestrale che in qualche modo siamo stati indotti a pensare, questa fuoriuscita dal tempo, dalla storia, questa primogenitura di certe abitudini che chiamiamo cultura, questa primogenitura che le cose siano sempre state così, è talmente, come si può dire, talmente profonda che proprio induce quel tipo di contrapposizione noi-loro. Non è una conseguenza, è una premessa. Siamo stati istruiti a pensare che le culture si contrappongano in questo modo. Allora, c'è questo video, è un video di pubblicità, cioè in cui la televisione pubblica danese fa pubblicità a se stessa, però lo fa in una maniera talmente intelligente che vale veramente la pena di vederlo questo spot. Mamma mia, ho fatto molto di meno di quello che pensavo di fare, però anche questo è in inglese e di nuovo ve lo traduco, ok? La condividiamo. It's easy to put people in boxes. È facile mettere le persone nelle scatole, no? There's us. Ci sono, siamo noi. Ci siamo noi e ci sono loro. The hireless. And those just getting by. Quelli, diciamo, di classe sociale, quelli che se la cavano a malapena. Those we trust. Quelli di cui ci fidiamo. And those we try to avoid. E quelli che cerchiamo di evitare. There's the new Danes. I nuovi danesi. And those who've always been here. E quelli che sono sempre stati qui. The people from the countryside. Le persone dalla campagna. And those who've never seen a cow. E quelli che non hanno mai visto una mucca. The religious. Le persone credenti. And the self-confident. E quelli fiduciosi di sé, quelli che si arrangono. There are those we share something with. Ci sono quelli con cui condividiamo qualche cosa. And those we don't share anything with. E quelli con cui non condividiamo nulla. Benvenuti. Vi farò alcune domande oggi. Alcune possono suonare un po' personali, ma spero che risponderete a tutte con onestà. Chi in questa stanza a scuola era il soggetto? Quello che diciamo, il soggetto. Quello che veniva deriso, diciamo, no? Il buffone della classe, diciamo. Chi di voi è un padre, un genitore putativo, diciamo, a figli adottati o comunque presi dal partner? And then suddenly, there's us. E poi di colpo c'è un noi. We who believe in life after death. Noi che crediamo nella vita oltre la morte. We who've seen UFOs. Noi che abbiamo visto gli UFO. E tutti noi che amiamo danzare. We who've been bullied. Noi che siamo stati bullizzati. And we who've bullied others. E noi che abbiamo bullizzato gli altri. And then there's us, the luck. E poi ci siamo... di nuovo un altro noi. I fortunati che hanno fatto del sesso nella settimana precedente. We who are broken-hearted. Noi che abbiamo il cuore spezzato. We who are madly in love. Noi che siamo follemente innamorati. We who feel lonely. Noi che ci sentiamo da soli, che ci sentiamo soli.
bisexual. Noi che siamo bisessuali. And we who acknowledge the courage of others. E noi che riconosciamo il coraggio degli altri. We who have found the meaning of life. Noi che abbiamo trovato il senso della vita. And we who have saved lives. E noi che abbiamo salvato delle vite. And then there's all of us. E poi ci siamo tutti noi. We just love Denmark. Che amiamo la Danimarca, si poi finisce, insomma. So maybe there's more that brings us together. Beh, forse allora c'è più che qualcosa che ci tiene assieme, ci sono più cose che ci tengono assieme di quel che pensiamo. TV2 Denmark. E questa poi lo spot finale, insomma. Ok. Io volevo fare sto test. Ve lo faccio sto test. Se avete voglia di farlo lo stesso, avete 5 minuti. Lo so che siamo fuori tempo massimo. Dai, proviamo, dai. Semmai, perché c'erano altri, vi avrei dovuto mostrare almeno altri due video. Quindi non mi ricordo se le domande del test. No, forse non c'entrano. Non parlo di categorizzazione, perché la prossima volta dobbiamo parlare di che il bias, il pregiudizio cognitivo che fa sì che noi invece commettiamo questo errore di pensare che questi pacchetti pronti che chiamiamo gli italiani, francesi, tedeschi, le culture siano più omogenee e più separate di quello, cioè sono due pregiudizi. Uno è un pregiudizio cognitivo, poi il fatto che abbiamo bisogno di categorie, e un altro pregiudizio politico. Siamo cresciuti nel sistema degli stati nazionali. E quindi combinati questi due pregiudizi ci fanno sembrare normale appunto il fatto che, ma come, una nonna e un nipote vuoi che non siano più simili che nati e cresciuti nella stessa città che non la signora e la donna che viene da chilometri, da migliaia di chilometri di distanza, ma figuriamoci, ecco, questo pregiudizio. Ma facciamo il test, allora, vi lancio il, per chi lo vuole fare, guardate che lo trovo, sì. Allora, sono tre domande. Vediamo se la testa... sì. Ok, una riguarda la lezione scorsa. Allora, il codice è 71-21-08. 71-21-08. Oddio, 71-21-08. Ok. Allora, cominciamo a condividere questa schermata. Qui lo vedete dal vivo. Eccolo qua. Ok, pronti? Abbiamo una novantina di persone, vabbè, mi stanno collegando, 100 persone, ancora si stanno unendo, 120 persone, dai, va bene così. Queste sono domande che in realtà ho usato nei test reali, diciamo, quindi ovviamente non c'è nessuna valutazione, dovrete, penso che come test dovrete mettere il vostro nome, ma non vi preoccupate, è un gioco, eh. La prendiamo come un gioco, come vedere a che punto stiamo, come comprensione di alcuni concetti di base, così anche per me. 71-21-08, ok, su menti.com. ok, l'ha scritto, perfetto, ok. Allora, pronti? Vediamo la prima domanda. Perché non parte? Non riesce mai a... ok, attenzione, di fronte alla differenza tra cultura alta e bassa, l'antropologia crede che sia una differenza irrilevante, oppure l'antropologia si interessa alle differenze che ogni cultura stabilisce, oppure l'antropologia studia solo la cultura popolare, oppure l'antropologia studia solo la cultura delle élite. Cosa fa poi della cultura? L'antropologia crede che è una differenza di cui non ce ne frega niente, non è una differenza rilevante, si interessa proprio di come è costituita quella differenza, si limita alla cultura popolare o si limita alla cultura d'élite. Ah, perfetto. Allora, perfetto. Infatti è come va regolarmente anche nei test. Allora, l'antropologia crede che sia irrilevante se la fa lei. Cioè, non la pone lei, non è l'antropologia a dire questa cosa è cultura alta, questa cosa è cultura bassa. Una canzone delle mondine, diciamo, no? O un canto gregoriano eseguito nella stessa chiesa piemontese hanno lo stesso valore per un antropologo.
Tutte e due sono degne di analisi, però sa benissimo l'antropologo, l'antropologa sa benissimo che in quel paese piemontese il canto delle mondine è magari considerato molto poco importante rispetto al canto gregoriano cantato in chiesa quando viene il vescovo. Quello è importante. Cioè, l'antropologia ci dice perché certe forme di sapere sono così valorizzate. Quindi l'antropologia non fa le differenze di, diciamo, di gerarchia di valore tra le pratiche culturali, non le fa lei, non dice questa è la cultura, è un elemento culturale più alto e questo è un elemento culturale più basso, ma cerca di capire a quali condizioni all'interno delle culture queste gerarchie esistono. Quindi per quello qualcuno ha sbagliato, perché pensa che per la cultura, per l'antropologia non sia rilevante. Non le fa, ma è rilevante la differenza, ok? Andiamo avanti. Vabbè, adesso questo qua, la leaderboard, non è importante. Va bene, benissimo, va bene, questo qua è queste cose all'americana in cui ci deve essere per forza un vincitore. Alessia ha vinto in questa puntata, questa, ha vinto un, come si dice, un orsacchiotto di peluche, tenete conto, mi raccomando, poi quando ci sarà modo pagare i miei debiti. La domanda, la seconda domanda, ok? Un oggetto culturale è tradizionale per una cultura se la sua origine risale a un tempo remoto, è stato creato dai membri di quella cultura. Oddio, perché ho messo troppo poco tempo, scusate, viene usato dai suoi membri per un certo periodo di tempo o viene trasmesso in eredità? Ho sbagliato la tempistica. Ecco, esatto, è qui appunto. Non è l'eredità, è l'uso da parte dei suoi membri per un certo periodo di tempo che fa sì che un oggetto diventa culturale, ok? E diventi tradizionale. Perché può essere un'innovazione recente e già essere considerato di fatto a tutti gli effetti una tradizione. Ci sono degli esempi bellissimi. Eric Hobsbawm, il grande storico inglese del nazionalismo della classe, e del Novecento, quello che ha scritto Il secolo breve, con Norman Ranger, con un collega, fece un libro che si chiamò L'invenzione della tradizione, una raccolta di saggi in cui proprio è spiegato quanto l'innovazione culturale molto spesso viene travestita da tradizione per legittimarla, ok? Quindi non è stato creato dai membri di quella cultura, pensate al tè per gli inglesi, non è stato fatto dagli inglesi, però è una tradizione inglese. La sua origine risale a un tempo remoto? No, ve l'ho detto, perché appunto la stessa anduia calabrese o la pasta al pomodoro sono lì a dimostrarci che non c'è un tempo remoto necessariamente. Viene trasmesso l'eredità, è vero che potrebbe essere più fuorviante, perché ci sono alcune cose ancora che vi aggiungerò. Allora, se volete, mi tengo conto di questo errore diffuso per lavorarci e per correggerlo, ok, per la prossima volta. Andiamo avanti. L'ultima. Vabbè, quindi è sempre una bella lotta, eh? Quindi, va bene, ok. Ok, e andiamo con la terza. Allora, vediamo, la cultura è condivisa in che senso? Nel senso che tutti i suoi membri la possiedono interamente? Alcuni suoi membri la possiedono interamente? Alcuni suoi membri ne possiedono alcune porzioni? Tutti i suoi membri ne possiedono alcune porzioni? Vediamo appunto, ok? Qui è una domanda più, diciamo, quasi di logica, diciamo, però anche questa, nei test, c'è sempre qualcuno che la toppa. Vediamo. Va bene, Alessia, ci tengo, mi segnerò il suo nome, ok? Vediamo se allora, perfetto, ok, questo mi consola che mi sembra decisamente chiaro che tutti i suoi membri ne possiedono alcune porzioni, no? Cioè, non è che alcuni, cioè, se la 3, che è un po' quella che poteva fuorviarvi più di altre,
alcuni suoi membri ne possiedono alcune porzioni, implicherebbe logicamente o che alcuni suoi membri non ne possiedono alcuna, che non è vero, o che alcuni suoi membri ne possiedono tutte, che alcuni siano come la seconda. Ok, alcuni dei suoi membri la possiedono interamente, quindi l'unica risposta corretta in questo caso era che tutti hanno alcune porzioni di quella cultura. Va bene, vediamo adesso, vediamo a che punto sta Alessia. A questo punto siamo tutti quanti in attesa di questo risultato finale. Pronti? Partenza? Eccolo qua. Ce la farà! Mi sa che ce l'ha fatta. Niente, ha vinto Alessia. Niente, Alessia si è beccata il peluche, va bene? Promesso, questo è promesso, adesso vedremo come pensare alla distribuzione, diciamo. Ok, va bene, concludiamo questa condivisione, direi che concludiamo anche la lezione, siamo straordinariamente lunghi, andiamo, e non ho finito le cose che vi dovevo dire, però... Cioè, questo metodo ancora sono sempre stato un po' lungo nelle mie lezioni, però per il secondo e terzo classificato c'è qualche ricompensa, vedremo, questo al buon cuore di Alessa, io la metterei così, ecco, un po' di induia direi per il secondo e pasta al pomodoro per il terzo, mi sembrerebbe l'orsacchiotto, induia e pasta al pomodoro, diciamo, quindi un'innovazione culturale e due tradizioni per festeggiare. Va bene, grazie a tutti. Pinza romana, bah sì, è la classica invenzione della tradizione, la pinza romana. Se aveste chiesto a Roma che cos'era la pinza 30 anni fa, nessuno la sapeva. Oppure, come questa è una cosa che mi insegnava il mio professore di linguistica a Roma, la parola osteria, come la scrivono nelle vere osterie tradizionali a Roma? Con l'H davanti. Non c'è nessuna ragione linguistica o storica per scriverla con l'H davanti, è un'invenzione degli anni 70. Va bene ragazzi, ci sentiamo presto, va bene, a mercoledì, come al solito spero insomma di avere sempre la collaborazione di Lorenzo, non mi ricordo ancora il nome, continuo a dimenticarmi il suo nome, che mi monta questi video fantastici e che io poi monto con il riassunto e vi faccio così, chi volesse studiare può studiare. Continuate a leggere, ci vediamo mercoledì prossimo, arrivederci a tutti.